Tokyo. Ed ecco il panorama finale per quest'ultima gara. Occhio a Brommel, 9,75 con un po' di vento, ma 3 metri davanti a De Grasse. Ieri c'era stata il 68,35 di Valerie Holman, un ottimo risultato nel disco dei Siosaque, piemontese delle Fiamme Gialle, con un 58,60 così, quest'anno un 61,63, terzo risultato di carriera. Knighton in prima, qui, in primo piano. Soprattutto Knighton da vedere, perché c'è curiosità. Ed è grande partenza per Coleman, e poi viene fuori Brommel, va lui a vincere, 9,93, va a vincere Trayvon Brommel, che è stato il migliore dalla passata stagione, ma non ai giochi olimpici. Trayvon Brommel, che era stato squalificato a Birmingham per partenza falsa. Squalificato Trayvon Brommel, e di seguito anche il